Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di come sganciarsi da chi ci fa soffrire in amore. Intanto questo video è per Veronica che mi segue su YouTube. Allora, spesso noi siamo agganciati a chi ci fa soffrire in amore e più soffriamo, spesso più siamo agganciati. Questo è un paradosso che si manifesta molto spesso, ma comunque si manifesta. Allora dobbiamo imparare a sganciarci. Dobbiamo imparare a sganciarci perché è l'unico modo per gestire la relazione ad armi pari. Perché nel momento in cui c'è un coinvolgimento eccessivo, non riusciamo più a gestire, non riusciamo più a connettere, non riusciamo più diciamo, a vivere una relazione felice fondamentalmente, soprattutto se dall'altra parte c'è indifferenza. Saluto Alison, buon pomeriggio. Soprattutto se dall'altra parte c'è indifferenza, perché quando iniziamo a nutrirci di indifferenza siamo alla frutta, diciamo, no? Perché è proprio il culmine, il punto di minimo. Però spesso succede che non basta arrivare al punto di minimo in certe situazioni, ma perforiamo, sventriamo il terreno e andiamo ancora sottoterra. E questo capita appunto quando siamo agganciati su chi ci dà indifferenza, su chi ci dà rifiuto, su chi ci dà abbandono, insomma su chi ci fa vivere tutte queste situazioni nefaste, negative per noi. È importante invece imparare a sganciarci. Direi che imparare a sganciarci è la cosa fondamentale. Quando è che dobbiamo sganciarci? Quando stiamo soffrendo. E allora, intanto dobbiamo dare un nome alla sofferenza per amore, perché spesso questo nome non riusciamo a darlo, cioè soffriamo per amore, ma tendiamo ad autoattribuircene la responsabilità. Nel momento in cui ce ne autoattribuiamo la responsabilità, ecco che siamo del gatto, come si dice, perché inizia una lotta, una guerra intestina, diciamo così, no? Perché iniziamo a darci delle colpe. Cioè, questa persona si sta comportando male nei miei confronti, ma magari è colpa mia magari è colpa mia, non ti seguo, Monica, ciao. Magari è colpa mia perché non sto facendo tutto quello che dovrei fare. Oppure magari è colpa mia perché non sono alla sua altezza, perché sono inadeguato, sono inadeguata. E quindi più facciamo questi ragionamenti, più creiamo una lotta interna, perché poi una parte, la nostra parte logica, vorrebbe sputare in faccia, diciamo così, a chi ci tratta male, vorrebbe dargli un cazzotto sul naso, come dire, vorrebbe infilargli un palo, diciamo oxfordianamente, nel retto, ma invece la parte emotiva si appiccica, si aggancia proprio su queste cose. Quindi l'unica strada per poter giocare ad armi pari la partita è quella di sganciarci effettivamente, che non vuol dire non desiderare più di stare con questa persona, ma perlomeno ad arrivare al punto da dire in modo sereno, tranquillo, boh, io sto bene comunque con me stesso, sto bene, sono tranquillo. Se questa persona è disponibile nei termini che mi stanno bene, che mi rendono felice, allora, come dire, ne sono più contento perché la mia vita acquisisce, come dire, una luce diversa, acquisisce un significato diverso, fai un piccolo salto quantico, un salto d'orbita. Ma se invece mi aggancio sul fatto che questa persona mi sta somministrando polpette avvelenate e resto continuo a essere agganciato, allora saluto Maria Cristina, Daniela e Ilario, ciao a tutti. E il salto quantico lo faccio all'incontrario, cioè perdo energia. E come facciamo a sganciarci? Beh, intanto dobbiamo cercare di allineare la nostra sfera emotiva, la nostra sfera logica. È molto utile fare una riflessione, però anche da un punto di vista logico. Perché? Saluto anche Anna. Perché quando diciamo, iniziamo a riflettere da un punto di vista logico e ci pensiamo, allora le cose iniziano a scendere verso il basso, iniziano ad arrivare anche alla sfera emotiva.
Allora ti prendi un bel foglio di carta e inizi a riflettere su questa relazione, su queste sofferenze che ti sta somministrando questa persona. E cerchi, come Sherlock Holmes, tutte le offese che ti ha fatto, tutte le volte che ti ha manifestato indifferenza, in cui tu magari avevi bisogno e ti sei preso un saluto anche a Annabella e ti sei preso, insomma, te lo sei preso in quel posto, le volte in cui hai dato e non hai ricevuto nulla in cambio, addirittura da Londra salutiamo Nina. E tutto questo inizia a scriverlo. Devi fare proprio come se facessi un romanzo di questa relazione, ma focalizzato soltanto sulla merda che ti è stata somministrata. Lascia perdere, diciamo, il risotto. Intanto vale una regola fondamentale, che penso tutti possano capire. Saluto anche Barbara. Che tutti possono capire. Se mischi la merda col risotto, diventa merda. Quindi, dire, cioè non è buono, insomma, perché puoi prendere il risotto migliore di questo mondo, quello più buono, profumato, eccetera, ci metti una merda dentro e provi a mangiarlo, vedi se ti piace. E quindi cosa vuol dire? Che non puoi valutare le cose positive se ci sono state fatte delle, tra virgolette, ingiustizie, delle offese alla dignità, dei rifiuti, degli abbandoni, oppure stato giudicato inadeguato, sbagliato, comunque preso in giro, tra virgolette. Anche se ci fosse un bel risotto, per cui sicuramente Gualtiero dal Brasile, credo, ciao, anche se ci fosse un saluto particolare a Gualtiero, che è un caro amico che credo sia in Brasile, in questo momento almeno. E quindi devi evitare di far sì che diciamo ci sia questa commistione. Devi separare la lana dalla seta, devi separare la crusca dal grano. Quindi, e cosa vuol dire separare la crusca dal grano? Devi andare a vedere e prima farti un'analisi e scrivetela a tavolino, come se tu fossi un narratore esterno. Devi proprio immaginare, come se fossi all'esterno della situazione. È una posizione di percezione nella PNL che si chiama la terza posizione di percezione, che è quella dall'esterno. Questo come fare, diciamo, poi lo spiegherò anche meglio per il solito spot venerdì 14 ottobre a Torino al seminario gratuito che terrò presso l'educatore della provvidenza, ore 20:45, ingresso libero e gratuito, però su prenotazione, quindi prenota 333 1511 703. E dicevo, per fare questo lavoro, quindi, che è finalizzato allo sgancio affettivo, devi per prima cosa metterti nella terza posizione di percezione, come se tu fossi, che ne so, il regista che guarda la scena di un film. E la scena del film qual è? È la scena del film tua e di quell'altro o di quell'altra che ti sta facendo soffrire. E in questa scena devi lasciar perdere, diciamo, tutte le cose neutre, lasciar perdere tutte le cose positive, perché tanto le cose positive, se ce ne sono le negative, vengono inquinate. È il risotto che poi entra in contatto con la merda, diventa cattivo pure quello. Diventa cattivo perché? È perché se tu stai bene una giornata con una persona e poi sai che il giorno dopo questo, che ne so, non è più disponibile o c'ha le cose sue, le patugne sue, altre storie, altre situazioni, non ti considera, anche quella giornata lì, che sarebbe potuta essere una giornata buona, diventa una giornata di merda, fondamentalmente. Per cui, quello che tu devi fare è estraniarti, si può imparare, non è difficile, c'è una tecnica, insomma, comunque si può imparare facilmente. E come se tu fossi un regista, ti metti a scrivere tutte, la sceneggiatura, diciamo, come dire, il riassunto, il bignami di questa relazione, evidenziando tutte le cose brutte, negative, che ti hanno fatto soffrire. Le cose negative sono quelle che ti hanno generato sofferenza, ovviamente, indipendentemente dal motivo. Tu descrivi bene la situazione, in modo tale che questa cosa qua deve essere chiara dentro di te. Poi, se tu hai a disposizione, come ancoraggio, diciamo, una foto di questa persona, che ne so, la te la scarichi dal profilo Facebook, se non ce l'hai, oppure se per la foto semplicemente per creare un ancoraggio diretto con una persona, altrimenti potresti usare semplicemente l'immaginazione. Però diciamo che al giorno d'oggi una foto
fatta col cellulare, insomma, non è così difficile reperire, essendoci tutti i social network dove le nostre foto sono diffuse dappertutto, ti scarichi una foto, te la carichi sul tuo telefono, sul tuo computer, cavolo vuoi, te la stampi, qualcosa, e ti metti lì e guardando la foto vai a rileggerti e a ripensare, diciamo così, a tutte le offese alla dignità che ti sono state fatte da questa persona. E lasci che venga fuori la rabbia, lasci che sicuramente è probabile che ti verrà magari da piangere, che ti verrà della rabbia, che ti verrà del rancore, è tutta merda che esce, diciamo così, da te stesso, è tutta schifezza che inizia a toglierti piano piano. E anche perché poi questi pensieri, se non sono, diciamo, tu entri in emotività fondamentalmente. La cosa fondamentale è che entri in emotività. Entrando in emotività, ogni pensiero, diciamo così, c'è anche Mary che saluto, ogni pensiero diventa un qualcosa che tenderà poi ad attecchire nella tua sfera inconscia. E quindi automaticamente, pensando ai torti che ti sono stati fatti, pensando alle situazioni che ti sono negative, che ti sono state somministrate, a tutte, dire, tutto quello che hai metti dentro il calderone, diciamo così. Vai in emotività, ti viene fuori rabbia, ti viene fuori rancore, ti viene fuori risentimento, ti viene fuori pianto, ti verrà fuori qualche cosa, ma tu in quella situazione inizi il processo di decoinvolgimento. Inizi il processo di decoinvolgimento almeno per due motivi. Il primo motivo è quello che, diciamo, la parte emotiva stai somministrando delle emozioni. La parte emotiva ha bisogno di quello, perché se noi ci attacchiamo, perché di fatto poi bisogna riflettere su questo, e concetto che approfondirò anche nello spot venerdì 14 ottobre alle 21 a Torino, alle 20.45 per la verità, al Centro Educatore della Provvidenza, ingresso libero e gratuito, su prenotazione al 333-1511-703, iscrivetevi che i posti stanno, diciamo, non sono ancora, ce ne sono ancora, ma le iscrizioni sono tante. E quindi dicevo, devi, diciamo, almeno per due motivi ti sganci con questo sistema. Il primo motivo è che stai offrendo emozioni alla tua parte emotiva, perché di fatto li stai offrendo, perché è inevitabile che se tu pensi al tuo dente che ti fa male, sto dente ti farà ancora più male. E in questo caso dobbiamo far sì che sto dente faccia ancora più male. Cioè, la persona dobbiamo vederla, diciamo... Se è stronza, amplificare la stronzaggine, amplificare quello che la negatività che ha fatto nei nostri confronti. E quindi diamo da un lato emozioni alla nostra parte emotiva, dall'altro carichiamo la nostra parte logica, perché la nostra parte logica cioè si incazza, no? Quando viene presa a calci nei testicoli, fondamentalmente, a parte qualcuno che invece adora il, come si chiama, ball buster. Però normalmente le persone, quando vengono prese a calci nei testicoli o nelle ovaie, nel caso delle donne, si incavolano, no? E quindi lascia che la parte logica si incavoli ben bene. E comunque la parte logica magari è una parte minoritaria, sicuramente non è la parte maggioritaria, però comunque ha del potere nella nostra vita, non è che non conta un cavolo, conta anche la parte logica. Quindi caricati bene la parte logica, perché poi nella parte logica c'è l'orgoglio. Nella parte logica anche l'odio fa parte della parte logica, perché noi non ragioniamo quando siamo innamorati, ma quando odiamo il nostro ragionamento diventa veramente, come dire, preciso. Non sto dicendo che bisogna odiare quella persona, o comunque bisogna farlo soltanto per sganciarci, non per mettere in atto poi delle azioni, tanto poi quello non serve a niente, diciamo, perché l'unica vendetta vera è quello di essere felici fondamentalmente. Perché se tu riesci a essere felice non hai bisogno di vendicarti di nessuno. Nel momento in cui uno decide di vendicarsi in qualche modo è perché in realtà non ha superato il tutto. Nel momento in cui tu sei felice te ne fotti di quello che capita all'altra persona. Cioè, anzi, gli auguro pure che stia bene, che insomma che sia felice pure lui. Cioè, comunque ti diventa indifferente, puoi vederlo passare davanti, lo saluti come saluteresti, diciamo, che ne so, il barbone che incontri sotto casa, per dire, non so, cioè, o sulla soglia della chiesa. E te ne stai lì, tranquillo, diciamo, e quindi questa emotività che viene fuori, mentre tu pensi a tutte le
cattiverie, tra virgolette, che ti sono state fatte, le ingiustizie, le offese, va a caricare l'orgoglio della parte emotiva e va, diciamo, a scaricare le emozioni compresse della, invece compresse nella parte emotiva. Perché le emozioni fanno male quando sono compresse, non quando sono espresse. Cioè, se una persona mi fa un torto, ma io perché la amo subisco questo torto, l'amerò ancora di più. Questo è il meccanismo perverso. È come dire, uno ti tira uno schiaffo e tu non glielo restituisci e te lo tieni dentro. Questo tenertelo dentro è quello che ti fa male, è quello che ti fa soffrire. Non è tanto lo schiaffo che prendi, che comunque, cioè, beh, sì, ti potrà far male per un secondo e finisce, ma lo schiaffo che non restituisci è quello che ti fa male, è quello che ti logora e quello che ti distrugge. E quindi, a fuori di pigliare schiaffi senza restituirli, diciamo così, schiaffi emotivi ovviamente, succede che ti coinvolgi di più con questa persona e non riesci a sganciarti. Se invece prendi uno schiaffo e ne tiri due, anziché porgere l'altra guancia, facciamo esattamente il contrario, diciamo, pigli uno schiaffo e ne restituisco due, e a quel punto lì allora io mi sono scaricato, non ho più emozione dentro. Schiaffo sempre emotivo ovviamente, perché comunque c'è da tenere presente un fatto, che certo che uno ti potrà somministrare l'abbandono, ma tieni presente che anche se tu hai un potenziale, seppur magari minore dell'altro, ma nel momento in cui tu comunque sparisci da quella persona, e l'abbandono se lo vivrà anche quella persona, è inevitabile, perché anche il cane che non ne frega un cazzo dell'osso, quando quest'osso gli viene tolto, gli erode la situazione. Quindi bisogna imparare, diciamo, ad abbassare il livello di coinvolgimento per poter poi affrontare la situazione ad armi pari, fondamentalmente, perché diventa anche, come dire, un lavoro fatto su se stessi, perché vai a eliminare comunque della merda che sta dentro di te, ma quella persona lì, di cui quella persona lì è soltanto un riflesso, fondamentalmente, perché è soltanto un elemento che tu hai, su cui tu hai proiettato dei tuoi turbamenti, perché se una persona, cioè, qui non è che siamo in un campo di tortura per cui quella persona lì ci costringe con la pistola e ci tortura, e noi accettiamo le torture, cioè accettiamo le situazioni che non ci vanno bene, e le accettiamo perché ci sentiamo impotenti, ci sentiamo che senza quella persona ci manca l'aria, fondamentalmente. E allora nel momento in cui tu accetti una cosa, sei panato, è come andare da un usuraio, non cambia assolutamente nulla. Nel momento in cui tu accetti un'offesa alla tua dignità, te la tieni dentro, è come andare da un usuraio e chiedere il primo prestito, è uguale, non c'è nessuna differenza. Da lì non uscirai più, perché poi non sarai mai in grado di soddisfare questo prestito, perché gli interessi aumenteranno sempre, e quindi continuerai a chiedere prestiti su prestiti, e alla fine ti troverai pieno di debiti, con la corda, diciamo, a insaponare la corda. E invece è dall'inizio che devi agire. Ecco qua, c'è stato un leggero problema di connessione. Invece è dall'inizio che devi agire, non devi aspettare ad insaponare la corda, devi agire molto prima. Quindi questo metodo è veramente efficace. Quindi ripeto brevemente il metodo, questo metodo, ce ne sono anche altri. Di altri metodi parlerò, inserisco uno spot venerdì 14 ottobre a Torino, alle ore 20:45, presso il Centro Educatore della Provvidenza, per il mio seminario gratuito. Però su iscrizione, prenotazione al 333 15 11 703. Dicevo, questo metodo, ce ne sono anche altri, prevede che cosa? Prevede proprio un lavoro analitico iniziale in cui tiri giù, fai il film della tua vita estraniandoti come se fosse una terza persona e ti scrivi tutte le cattiverie, adesso uso il termine cattiverie, ma sono offese, mancanze, tutto quello che ci vuoi metti nel calderone, solo quelle metti, in modo tale da stare all'esterno. Poi ti pidi una bella fotografia di questa persona, se non hai la fotografia fai un disegno, scrivi il suo nome, non lo so, te le immagini, cioè qualcosa, in qualche modo. La fotografia è più semplice perché la guardi. E inizi invece adesso ad associarti, a entrare proprio dentro la situazione, andarti a rivivere tutta la merda che ti ha già somministrato. Te la vai a rivivere tu guardando la foto davanti. Avevo un appuntamento e all'ultimo mi ha mandato a cagare. Doveva uscire con me, è uscita con quell'altro.
doveva fare questo e ha fatto esattamente il contrario. Mi ha tradito, mi ha, che ne so. Sul tradimento, immaginati pure lui o lei che sta tombando con un altro, se sai che è l'antagonista, ti visualizzi pure. Ti vai a tirare fuori in modo tale che tu questa emotività che ti viene fuori va a pagare la parte emotiva, perché gli stai somministrando delle emozioni. E però d'altra parte va a screditare ancora di più questa persona dalla parte logico-razionale, che tenderà a sviluppare meccanismi di orgoglio, che tenderà a sviluppare meccanismi di difesa. E se tu continui così per un po', vedrai che piano piano il livello di coinvolgimento scenderà e ti accorgerai che il livello di coinvolgimento scenderà quando non sentirai più l'esigenza di dipendenza da parte di questa persona. Non sentirai più l'esigenza di non poter fare a meno di questa persona. Non sentirai più l'esigenza della mancanza d'aria se questa persona non c'è. Non ti verranno più le paranoie, non penserai più sarà con un altro, sarà con un'altra, con chi sarà, con chi non sarà. E questo significa che il tuo livello di coinvolgimento si è abbassato. A quel punto lì come andranno le cose? Beh, a quel punto lì intanto tu inizierai a stare meglio, che poi questa è la cosa fondamentale. E avrai più campo d'azione, perché se conosci due o tre tecniche, strategie di soluzione, oppure anche istintivamente ti verrà da fare la cosa giusta. Poi la partita sarà una partita comunque giocata ad armi pari, e sarà una partita che tu vincerai, quindi conquistando, ma anche se la perderai non ti sentirai sconfitto, ti sentirai come quello che ha fatto una bella partita, non è andato a buon fine, ma tu hai giocato comunque bene e ti senti comunque felice perché ti sei arricchito come persona. E tutto questo ti porterà poi a trovare un'altra persona che sicuramente potrà essere la persona giusta. Perché quando si è coinvolti poi si entra in meccanismi deliranti, no? Per cui siamo 7 miliardi sulla Terra, ma tu trascuri gli altri 6 miliardi 999.999 e consideri solo quello lì. O quella lì, come se non ce ne fossero altri. Invece gli altri 6 miliardi 999.999 ci sono, è come se ci sono, e ce ne sono di 6 miliardi, eccetera, eccetera, ce ne saranno n miliardi meglio di quello o di quella, diciamo, che tu pensavi. Si tratta solo di essere libero, libera di trovarli, perché altrimenti non li vedi. Perché purtroppo il meccanismo mentale, che se tu sei coinvolto mentalmente con chi ti dà sofferenza, non riuscirai a identificare nuovi oggetti di desiderio. Può passarti davanti il treno migliore e tu lo perderai. Per cui questo sgancio non deve durare tanto. Cioè, quando è 1, 2, 3 mesi, che 3 mesi che vedi che una relazione va a puttane, diciamo che soffri. Da lì deve partire lo sgancio, perché è inutile dire no, magari tra 2 anni, 3 anni, 4 anni cambierai. Tanto tu, come dire, ti passi 3-4 anni di merda, no? Cioè, nel senso che la vita già è corta di per sé, diciamo così. Se butti via 4 anni per dire quello che è il tempo che hai preso e buttato in eccesso, no? Perché in 4 anni pensa quante occasioni ti sarebbe potuto capitare migliori di questa qui che ti sta facendo soffrire infinite. E quindi veramente questo metodo, se lo usi sistematicamente, non dico che facendo una volta funziona, ma tu come una goccia, diciamo, che scava la pietra. E più questo ti fa merdate, tu le scrivi. Le scrivi, oggi mi ha fatto questo, questo e questo, domani questo, quest'altro e quest'altro. Te le leggi, ti metti la fotografia davanti, ti vivi bene la rabbia, ti dedichi la rabbia alla tua parte emotiva, fortifichi la tua parte logica, perché la tua parte logica, se potesse, darebbe un pugno sul naso, cioè non ci penserebbe 2 volte, perché per la parte logica 2 più 2 fa 4 e solo 4, cioè se tu mi fai girare i coglioni una volta, mi fai girare due, alla terza che te ne vai a fanculo, cioè non mi interessi più. E invece è la parte emotiva che va allenata allo sgancio. Però la parte logica ha diciamo, una sua forza, quindi dobbiamo fortificare la parte logica e contemporaneamente dare emozioni alla parte emotiva, in modo tale che la parte emotiva poi alla fine dice: tanto le emozioni me le dà già lui, mi fa vedere già la fotografia, mi fa vedere tutto quello che succede, per cui perché stare ad agganciarmi su quell'altro. Quindi questo metodo lo suggerisco, provatelo, perché per lo sgancio affettivo è davvero ottimale. Ci vorrà un po' di tempo, però devi tenere presente che entro 3 mesi devi essere fuori dalla fogna, diciamo così. E
E tutto questo verrà, adesso per concludere, approfondito venerdì 14 ottobre alle ore 21 a Torino, presso, alle ore 20:45 a Torino, presso il Centro Educatore della Provvidenza in corso 3013. L'ingresso è libero e gratuito, e però devi prenotarti al numero 333 1511 703. Ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato, e a Gualtiero, che è tanto che non sento, è dal Brasile, che mi fa piacere aver rivisto, se non altro, nell'iconcina. Ciao a tutti.